noi siamo qua. Ciao, quella. Pensato, oggi ti voglio infamare anche qua. Va bene. Che già è stato fatto nel nostro gruppo Telegram, è stato fatto in privato, ti ho mandato dei vocali. Sì. Iscrivetevi tra l'altro al nostro gruppo Telegram con Buy Me a Coffee. Piccolo contributo mensile, supportate il podcast e potete ascoltare in esclusiva anche gli insulti, i miei messaggi infamanti. Perché eravamo a Roma, io ero a Roma, ho scritto a Nick, ho scritto a Valentina, insomma al team della King Creativity. Dai, ci vediamo, andiamo a cena, noi tre. Soprattutto durante la cena mi dicono: ah, peccato che Fede non è venuto, è qua a Roma ma non è venuto a cena. Cosa? Io non sapevo neanche che tu fossi a Roma. Eh sì. Volevi far finta di niente? Volevi evitare? No, sono stato a Roma meno di 24 ore e non riuscivo a metterci la cena dentro. Sono arrivato tardi a Roma e volevo andare rapidamente a dormire, visto che la mia sveglia... Ah, tu però sapevi della cena. Io non sapevo che tu eri a Roma, tu sapevi della cena e... Ho detto a Valentina, guarda, io non ce la faccio. Bene, tutto questo perché? È che in un momento della cena, a un certo punto, abbiamo iniziato a parlare di app per incontri. App che io nella vita non ho mai utilizzato. Però Nick è uno che, insomma, mi sembrava abbastanza sul pezzo, sai, tipo Tinder, no? Era sul pezzo, dai, fammi vedere come funziona. Qui ho preso in mano il telefono di Nick e ho fatto io per lui. Gli ho fatto i match, sì, no, ci penso io, Nick, ti trovo io i match. No, vabbè, ma che tristezza. E lì... Valentina ha detto: ma ragazzi, ma lo sapete che la fornatrice di Tinder c'ha una storia incredibile, pazzesca, come direbbe Federico? Ma perché non ne parlate? Ha detto: Vale, parliamone. Soprattutto, Vale, aiutaci a parlarne. Grazie anche a Vale possiamo raccontare questa storia che è interessante. Lo faremo in pochi minuti perché, diciamo, poi potete chiaramente come sempre trovare tutto negli appunti, googlare, però insomma c'è un insegnamento interessante in questa storia e andiamo dritti. Parliamo di Whitney Wolf Heard, si chiama così questa ragazza? Whitney Wolf Heard. But if you really just try to say, what is my northern star? Where do I really put that pin in the map? Your brand will really start to form around it. Tutto nasce quando lei ha 22 anni, vuole lavorare nel marketing, nella pubblicità, però poi finisce a fare scienze internazionali. Condivide le sue ispirazioni, vuole diventare a un certo punto una fotografa di viaggi e alla fine incontra questo Sean Rudd e lui le dice: guarda, io sto lavorando a questa Cardify, che è un'app per migliorare la customer service delle aziende, e c'è anche questo Justin Martin. Quindi lei entra in questa azienda, conosce questi due e a un certo punto insieme inventano quella che poi sarebbe diventata Tinder. Un nome che arriva proprio da Whitney, che è appunto parte del team ed è co-founder, insieme a Rudd, con il quale nel frattempo insomma si è creato un po' di intimità, e a questo migliore amico che nel frattempo è diventato, cioè Justin Martin. Perché si chiama Tinder? Questo è interessante, perché i Tinders sono i bastoncini che si usano per accendere il fuoco. E secondo Whitney questa era un'ottica metafora, esatto, della nascita di una relazione. It was a very dark, toxic moment, and I felt so alone, and I felt so unsupported. Scocca la scintilla tra lei e uno dei suoi soci, iniziano a frequentarsi, ma comincia a prendere tutta una brutta piega, perché lui è, diciamo, verbalmente violento e comincia in qualche modo a renderle la vita impossibile anche nel lavoro, e quindi la mobbizza fondamentalmente. A quel punto anche l'altro amico si mette a mobbizzarla e cominciano a dubitare del fatto che lei si meriti il titolo di co-founder, perché a 24 anni la buttano fuori. Lei a quel punto però, cioè parliamo di un Tinder che rapidamente, quando la buttano fuori, ha 50 milioni di utenti, valutato 1,3 miliardi, quindi insomma lei l'ha fondata e quindi fa causa a queste persone. Lei è chiaramente devastata da questa esperienza, li porta in tribunale, le danno un risarcimento, lei non vuole più saperne niente e in qualche modo se ne va. Questo
questa battaglia poi ha una sua eco mediatica, perché si sa che nella Silicon Valley la misoginia, comunque insomma, è un mondo molto maschile, quello techno, quindi le donne, in questo caso addirittura molto giovani, non è che sono viste alla grande. E quindi lei, che appunto comincia a pensare anche alle relazioni tossiche che aveva avuto, voleva comunque continuare a lavorare in quel mondo di queste app di incontri, però voleva far sì che nessuna donna potesse rivivere le cose che aveva vissuto lei. A questo punto incontra Andrei Andrev, che è il co-founder di Badoo, che è un'altra app di incontri, quindi è tutta una storia che ha a che fare con le app di incontri. E una sera a cena lei racconta a questo Andrei la sua idea, che è Bumble, che è l'app probabilmente che usava Nick, sì, quella sì, sera. Può essere, può essere. Qual è la differenza tra Tinder e Bumble e qual è la cosa interessante secondo noi? Questa nuova app nasce da un'esperienza di vita della cofondatrice. Quindi lei dice, ma se realizzassimo un'app di dating dove solo le donne possono fare la prima mossa, inviare il primo messaggio? Quindi lei dice, io ho subito una serie di molestie, una serie di brutte esperienze, forse le donne sono in questo momento in una situazione, diciamo, un pochino più debole rispetto agli uomini quando parliamo di queste app, diamo a loro la possibilità di scegliere di fare o meno la prima mossa. E flash forward molto rapidamente, Bumble ha 75 milioni di utenti in 150 paesi e seconda solo a Tinder nelle app di dating più popolari. Questa storia, che l'abbiamo raccontata molto rapidamente, è interessante perché alla fine è rimasta nello stesso settore, però l'ha trasformato grazie a un'esperienza personale. Sì, a me non convince, nel senso che come se risolvi l'iceberg del problema ma non risolvi le fondamenta. Cioè, quello che voglio dire, il problema è dall'altra parte, che probabilmente in un'app di, mai usata, però un'app di questo tipo hai uomini che magari scrivono approcci sbagliati e lei lo risolve con, poi devi partire da qualche parte ovviamente, no? Però sarebbe bello avere un mondo in cui non devi risolvere questo tipo di problema così. E lo risolvi dicendo, no, allora l'uomo non può partire con l'approccio, no? Per dare più potere alle donne. Sì, sì, gli uomini di merda si nascondono anche in uomini meravigliosi, chiaro? Sì, nel passaggio successivo dopo puoi avere comunque, capito, un problema che... No, è giusto quello che dici. Anche perché, com'è che valuti l'altra persona? Con queste app hai, non so, quattro foto, hai una... No, diccelo, perché io non ho mai aperta una. Come funziona? Niente, è come Tinder, nel senso si apre la foto. No, ma non ho mai avuto neanche Tinder. Aiuto, cioè... Hai la foto di una persona, tu scegli, poi non so, sei interessato a donne trentenni, quarantenni, quello ti pare, di Pordenone. Ah, cioè puoi fare il profilo, cioè tipo io certo. Donne sul di una luogo, certa, anche di certo, immagino luogo, certo. Ok? Ti esce la prima foto, poi scorri su per vedere altre foto, il testo, la descrizione, quindi fare un po' il brillante, vai credo a destra per dire bella, mi piace, vai a sinistra per dire next. A quella che ti ho detto mi piace arriva il tuo mi piace? Sì, su Tinder devi fare un match per iniziare a parlare, cioè se io metto mi piace e tu metti mi piace si inizia a parlare. Ah, ok, ok. Sto spiegandoti alla fine della puntata, ti spiego. Questo qua, anche qui c'è il match, però... Se hai un match, tu uomo non puoi iniziare la conversazione nella chat, ma puoi iniziare la donna. Ok, ok. E tu dici, ok, può essere interessante come primo... Va bene, puoi iniziare la conversazione, ma che basi hai per valutare che tipo di persona è quello lì? Non è uno stronzo? No, no, persona. È evidente, è evidente. Possiamo alla fine di questa puntata dire una cosa molto molto chiara? Ci siamo due boomer totali e ti metto dentro anche a te in questa volta, e non sono solo io boomer, o forse siamo semplicemente persone, diciamo, che non hanno bisogno in questo momento di altri rapporti personali oltre a quelli che hanno già. Però ecco, se diciamo amici e amiche all'ascolto che siete molto abili con queste app, raccontateci le vostre esperienze, che magari vengono fuori delle storie interessanti. Adesso noi ci salutiamo e lo facciamo con... un ospite che è un po' che non si fa vedere da queste parti, forse perché è troppo impegnato in questi incontri. Ma ciao, ma che bello essere qua, mi mancava un po'. Troppo impegnato con le sue app di incontri. Io vorrei sapere una cosa, cioè tutto questo pasticciare di Edo nella tua app ha prodotto qualcosa? Faccelo sapere. Tutti i like che ho messo. Com'è andata? Hai fatto dei match, Nick? Dici un po'. Allora, Edo
non mi ha dato un grande riscontro, non mi ha aiutato, ma perché prima di utilizzare il mio profilo ha impostato la fascia d'età delle donzelle dai 35 ai 45 anni e loro giustamente non è che mi abbiano molto cagato. Ma a parte questo, io voglio fare un chiarimento sulla mia persona. Non immaginatevi un Nick brillante e disinvolto con il gentil sesso, perché sono un brocco totale, un vecchio romantico che non vorrebbe usare queste app. E che infatti alla fine non esce neanche mai con nessuna. Scrivetemi, ragazze, no scherzo, buona giornata, ciao. Sarà un delirio.